Io continuo la mia missione. Chi ti ferma, presidente? Però Tullio non ha speso una parola, in favore di Attilio. Così. Siamo un po' litigati ultimamente. Ah sì. No, fa vedere prima la signorina sotto. Ah, era meglio la signorina, secondo me. Presidente, meglio la signorina. Non ti piglia colla, Raffi, è meglio la signorina. È meglio la signorina. Però io devo fare il mio dovere. Aiuto un presidente che pensa a tutto. Aiuto un presidente a questo in zona dove, in circolazione. Cioè, badate bene con chi passate, Devo mettere bene lo scotch, sennò altrimenti il vento se lo porta via. Se lo passa via. Buon appetito. Non c'ho le unghie. Presidente, non ti preoccupare, tu c'hai gli artigli. Ragazzi, chi ce l'ha le unghie? Ma preside, speriamo che qua qualcuno riesca a segnalarlo, non lo so, vogliamo mettere anche il numero di telefono, non lo so, c'è presidente. Ma c'è tutto qua sopra? C'è tutto? C'è tutto, il numero di telefono? Ah, tutto, sì. Dal 30 agosto, quindi sono passati 2-3 giorni. Che sarlo, lo spero per tutta la settimana. Speriamo bene. Ciao a te. Date a bere agli assetati. Presidente, quest'acqua tu non la... Attilio, quest'acqua tu non la... Vabbè, no, vabbè, ma qua ci arriva, Attilio. Quando pagheremo il riscatto, Attilio arriverà fino a qua sicuramente e poi tornerà a casa. E potrà bere quest'acqua. Sì, la può bere, male, quest'acqua miracolosa. Pochi chilometri, sono 16 chilometri. Quindi vabbè, può fare tranquillamente. Insomma, con un po' di fiatone pure fa. Ho Giovanni Caccavale, buongiorno. Oh, no, è là, questa no. Questa comunque da sinistra qui. Siamo qua a Licola. Penso che sia doveroso metterlo anche qua, questo manifesto. La strada statale SP510 della Domiziana. Speriamo, questo è l'ultimo volantino che abbiamo per oggi. Speriamo che lo troviamo. Ma domani continueremo. Domani continueremo. Ma Henry, per adesso pure in mano tizio che l'hanno ritrovato. Vabbè, noi... Henry, la notizia mia è che se devono cercare un riscatto... Sapa sum quant'è? Oh. E lì comunque da parte tua c'è stata tutta la buona volontà. Ma più di questo non so cosa bisogna fare. Ma aspettiamo le 24 ore per darsi che arriva anche una lettera minatoria. O una telefonata. Una telefonata anonima e ci dice a Russano, non so. Quanto vogliono. Quanto vogliono. Qua i ragazzi già si stanno scambiando le scarpe. Io sto coperto. Stai coperto? Vabbè. Io sto coperto. Senti Henry, ma il tuo budget quant'è? La voglia bene. Ma non più di 100 euro. Beh, io penso che è una cifra buona, sì. Poi, e poi mica vale più a 600 euro, infatti. Vabbù. Che cazzo, vale più a 600 euro. Ma io penso che ci siamo in quella su, non siamo in quella curva. Vabbù, presidente, comunque. Faccio una panoramica. Qua i ragazzi stanno presidente, i ragazzi stanno arrivando a vendersi le scarpe per fare la colletta. Sì, è questo sto vedendo, ma c'è una trattativa e sembra che... Vabbè, mentre arriviamo a accendere quelle scarpe. Sembra che Giovanni Caccavallo si vuole vendere le sue scarpe per pagare il riscatto di Attilio Mazzi. Mo vediamo che succede. Noi conosciamo Giovanni Caccavallo, la sua... Io offro 100 euro. No, Attilio, ho ceduto le mie scarpe per te, Attilio. Ma qua si vale 100 euro, stava 5. Oh, stanno 300 euro si scarpe. Allora, Rabbo, stanno 200 euro in più, presidente. Prima, se ora lo ritroviamo, possiamo andare a mangiare al ristorante, insomma, 200 euro. Rabbi giù, pigliate questi scappetti, mi raccomando. Ma che sei a lui, che se ne mangio l'erba 3, al 1400. Mi pare si chiamano Wild Carbon...